amici, sono Giulia di Radio UCE e in questo video parliamo delle novità del modello ISEE. Da mercoledì 23 ottobre sono entrati in vigore i nuovi modelli dell'ISEE corrente. Sono cambiati anche la validità del modello e i requisiti per richiederlo. Da adesso le richieste per il reddito di cittadinanza saranno più semplici. Per quanto riguarda i requisiti, le nuove regole prevedono che si può utilizzare l'ISEE corrente se si verifica una riduzione della situazione reddituale superiore al 25%, ma anche se si interrompe o si riduce l'attività lavorativa, oppure se si interrompe l'erogazione di un trattamento economico a carico della pubblica amministrazione. Prima delle modifiche si poteva utilizzare l'ISEE corrente solo se ci si trovava davanti, contemporaneamente, sia alla perdita del lavoro, sia a una riduzione del reddito familiare superiore al 25%. Invece la durata della validità dell'ISEE corrente è stata estesa da 2 a 6 mesi. Ovviamente sempre a patto che non ci siano altre variazioni per cui si debba richiedere un nuovo indicatore. Per i modelli ISEE corrente che sono stati presentati prima del 23 ottobre vale ancora la regola dei 2 mesi e dovranno essere aggiornati prima della scadenza. Poi è stato aggiornato il periodo di validità della DSU e cioè adesso resterà valida dalla presentazione della dichiarazione fino al 31 dicembre. Sono state apportate modifiche per le indicazioni delle varie annualità e aggiornati i riferimenti alle dichiarazioni fiscali relativi all'anno 2017. È stato inserito un nuovo requisito di età per quanto riguarda i figli maggiorenni non conviventi, e cioè un'età non superiore ai 26 anni. È stata aggiornata anche la soglia del limite massimo per essere considerati a carico IRPEF, che aumenta da circa 2.840 euro a 4.000 euro. Questo parametro è valido per i figli con meno di 24 anni. Poi è stata introdotta un'ulteriore integrazione che permette di contrassegnare, all'interno del quadro FC3, un immobile come casa di abitazione, anche se non corrisponde a quella di residenza, ma derivi dall'acquisto di un immobile come abitazione di residenza. Queste erano le ultime novità sul modello ISEE. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!